La grande volontà degli addetti, dei dipendenti del comune, il paese ha bisogno di più, ha bisogno di pulizia, perché anche questo, soprattutto un paese che ha l'ambizione di diventare un luogo anche di ricezione, di accoglienza, di attività turistiche, ha necessariamente bisogno di fare di più. Sono convinto che l'impresa di manutenzione fa anche il suo dovere, ma noi per esempio abbiamo una spazzatrice meccanica di proprietà dell'Unione dei Comuni che di punto in bianco si è guastata, si è rotta e nessuno l'ha più aggiustata, non è stata più utilizzata. I nostri paesi hanno avuto un'espansione anche fuori dal centro storico, in alcuni casi c'era questo servizio che poi è andato dell'Unione dei Comuni, che è venuto meno. Quindi noi vorremmo, per questi due aspetti diventeranno per noi due dei motivi importanti e principali della nostra azione di governo, perché pensiamo che la pulizia e la qualità dell'ambiente insieme alla qualità della vita dei cittadini sia uno dei valori aggiunti di una realtà come Torrita. Termino questa mia breve premessa per dare la parola ad Emiliano, che parlerà di alcuni altri aspetti del programma per poi cederla agli altri candidati. Grazie. Anticipatamente della vostra partecipazione. Io, come sapete tutti e come ho già detto in altre occasioni, sono un consigliere di minoranza uscente, ho fatto esperienza in questa amministrazione, ho imparato e sono consapevole delle problematiche dell'amministrazione e dei punti forza dell'amministrazione. Conosco i problemi finanziari e di bilancio del nostro comune. Ho vissuto, come ho già detto altre volte, in prima persona la crisi della maggioranza dell'amministrazione. Ho vissuto battibecchi e personalismi tra il sindaco e l'ex vice sindaco anche in questi ultimi giorni. A noi queste cose non interessano, noi vogliamo riportare al centro della politica di Torrita i progetti e le idee, non personalismi personali. Io svolgo un lavoro di piazza, faccio il mercato anche il lunedì mattina qui a Torrita e sto a contatto con la gente, vivo quotidianamente con la gente, ascolto i commenti. La gente sta vivendo un forte disagio e sfiducia. Il mio impegno, il nostro impegno è di dare un'inversione di tendenza, di riportare la gente al protagonismo della vita politica a Torrita, di renderla partecipe. Noi faremo iniziative e eventi per informare quotidianamente la cittadinanza sui problemi e le cose che dovremo affrontare, soprattutto sui problemi gravi che la nostra cittadinanza ha e dovrà affrontare. In questi giorni, con la campagna elettorale, incontro molta gente e la gente, come ho detto, esprime disagio e una sorta di disappunto sul fatto che un paese di poco più di 1000 anime ci sono 3 liste. Noi non volevamo 3 liste a Torrita. Purtroppo la maggioranza ce la troviamo una parte con una lista e una parte dall'altra lista. Si sono autocandidati, noi no. Noi abbiamo fatto un percorso, abbiamo fatto le primarie, abbiamo condiviso con la gente la scelta del candidato a sindaco. Abbiamo costruito dietro una squadra. Noi non vogliamo prime donne, noi vogliamo una squadra che lavori e si consulti e che affronti tutti insieme i problemi. Per quanto riguarda il programma, in questi giorni abbiamo distribuito il nostro programma, avete avuto modo di leggerlo.
Uno dei punti importanti è la riqualificazione dal punto di vista urbanistico. Torrito ha vissuto in questi anni uno sviluppo urbanistico di case nella parte nord di Torrita, verso i monti e i boschetti. Noi ci siamo impegnati nel realizzare piccoli parcheggi anche nelle zone verso la campagna, dove ci sono piccoli centri abitati, per esempio nei colli. Ci siamo impegnati per affrontare appunto la viabilità che va verso i monti e i boschetti, di costruire una strada alternativa a Via Trieste, che è molto caotica e pericolosa. Vogliamo mettere in sicurezza altre strade già esistenti. Al cimitero vogliamo ridare una cura e maggior decoro. Parlando con un anziano a Torrita, mi ha detto di ripristinare il bagno che tempo fa esisteva nei pressi del cimitero. Un'altra cosa molto importante, l'illuminazione. Venendo dalla stazione di Poggio verso Torrita, il paese è al buio. Quindi anche questo è un biglietto da visita per il nostro paese. Quando si viene dalla stazione di Poggio si vede il paese la sera, il paese al buio. Ci impegniamo per ripristinare l'illuminazione. Uno dei punti di forza è quello di cercare, è stato detto tantissime volte, però ce lo mettiamo noi con grosso impegno, la realizzazione del raddoppio della corsia del ponte di Montorso. Questo è vero, è stato detto da tanti e da tutti in questi ultimi anni, ma non se ne è venuto a capo.